Ora, una via di mezzo non mediana, non giusto mezzo, potrebbe essere questa immaginazione della spiritualità reale, o meglio, quindi realista. E intendiamo un inabissamento della concezione spirituale pura nella spiritualità relativa alla condizione umana, sia intellettuale, quindi una spiritualità cosciente, che emozionale, una religiosità spontanea o anche indotta. D'altro canto, si intende pure un innalzamento verso i cieli, il celato, del medesimo umano ribelle al meccanicismo materialista, o quantomeno cosciente della propria mortale divinità esistenziale, Dio mortale. L'essere si trova a dover colmare un vuoto dovuto alla precarietà dell'umano in una natura ostile, no? Privo di naturale habitat. Già Darwin, in realtà, lo stesso Darwin, corretto dal suo collega Wallace, e non solo Darwin, tanti genetisti riconoscono che l'essere umano sembra un alieno su questa terra, in quanto è privo di un naturale habitat completo, è come se dovesse imporre un qualcosa di innaturale alla natura. Quindi questo vuoto, che è dovuto alla precarietà, quindi dicevo, dell'umano in una natura ostile, ma anche all'ignoranza, sia interiore che immateriale. Queste debolezze condizionano la vita umana, prima nel sostentamento della vita stessa, quindi la necessità fisica materiale, quindi nella stessa presa di coscienza, limitata dai mezzi sensoriali, che sono quelli che sono, noi, se consideriamo la filosofia del pensiero di Steiner, o anche di altri, ci rendiamo conto di quanto effettivamente tutto sia, anche tutte le nostre sensazioni, tutte le nostre, non solo le emozioni, ma anche proprio la conoscenza, del mondo, di noi stessi, sia comunque dipendente dai sistemi nervosi, dai sistemi di riconoscimento, dai raggi d'azione, insomma, di questa macchina umana nella quale, che dovremmo guidare o nella quale siamo. E quindi tutto è limitato e anche nella necessità fisica, materiale, spazio, tempo, livello filosofico, scientifico, eccetera. Questa necessità di riempirsi, che spesso avviene erroneamente prima dell'esigenza di riconoscersi, per cui questo vuoto sembra parte di sé e non una condizione esterna a un sé assoluto, o la necessità di tentare di colmare quel vuoto con cose, parole e confronti con altri esseri, si evince altri esseri nell'umano, nell'uomo. E questi altri esseri sono le piante, gli animali, perfino le cose, ma soprattutto altri esseri intelligenti, che però poi innescano da umani che possono essere inferiori a dei intesi o riconosciuti superiori. Problematico è che le parole possono sostituirsi ai pensieri, proprio e dunque il pensiero potrebbe non pensare se stesso. Torniamo anche a Steiner nella filosofia della libertà. Anche le cose preferite o ricercate possono ridursi a utilità, ovvero a mezzi di dominio o di sfruttamento di altri esseri, laddove si innescano queste apparenze di inferiorità e superiorità. E quindi uno sfruttamento, nonché anche fattivamente sempre più questi mezzi di dominio efficaci ed efficienti di quelli consentiti a livello tecnologico, che dunque dovrebbe aumentare, col rischio di superare la misura d'uomo. Quindi non solo di essere soggetti a chi è più tecnologicamente più avanzato, ma anche di disumanizzarsi. Il rischio di superare la misura d'uomo, realizzando quella che molti hanno definito, non a torto, l'epoca dell'inumano, la disumanizzazione agli antipodi del superuomo, le distopie dell'umano annichilito e sfruttato in nome di una tecnocrazia sempre più robotica, apolide e globalizzata. Passando società decadenti, necessariamente ipocrite ed oligarchiche, come delle oclocrazie inverse, cioè dove la massa è sfruttata per un potere che si dice essere della massa, no? Peraltro profetizzate da molti intellettuali intelligenti, dagli Isaac Asimov
ai famigerati una bomber, no? Kaczynski. Laddove questo metodo di realizzazione essenziale e perfino spirituale risulta immediato, umani solo tecnologicamente più avanzati di altri possono quindi da questi venire intesi come dei, ovvero come esempi addirittura morali, se non immorali o amorali, dei maestri spirituali, ovvero, nella maniera più semplicemente, signori, padroni, e i loro attributi, virtù, ma pure vizi, quali paradigmi non già di una realizzazione terrena, quanto anche spirituale, appunto. Cioè, viene a... questa spiritualità reale viene a essere fin troppo reale. Dagli arcaici fenomeni cultuali biblici al recente, che so, culto dei cargo, del cargo, certa umanità limitata in un ciclo spazio-temporale, dimensionale e caratteristico, anziché se stesso o sulla lunga via della propria autocoscienza, considera più divine addirittura delle cose, delle macchine o altri esseri provenienti o situati in cicli superiori, anche solo per livello tecnologico raggiunto. Addirittura si parla che l'umanità evolverà nel diventare tutti noi degli 1-0, 1-0 di un codice all'interno di un hard disk. Per cui si realizzano utili egregori, e qua faccio riferimento a articoli come quello di Mauro Licar, per esempio, no? Che poi con quel tocco di teologia, teosofia, ma pure di fede apodittica, sfruttata ovviamente, danno perfino vesti metafisiche, trascendentali addirittura, e perfino spirituali, a meri concetti, oggetti, o addirittura atti e personaggi fin troppo materiali, fin troppo chiusi nei cicli, estranei al sé, quindi, dei alieni o cose del genere, non solo per mezzo di create o imposte religioni, sono dunque confusi o fatti confondere con oggetti di culto di trascendenza assoluta, mentre salvando casi, situazioni, condizioni e capacità eccezionali sono pure fin troppo relativi. Quindi un esempio è dato all'abissale differenza tra la mentalità aria, nobile, aristocratica, dei pari al Dio e libera, con quella mentalità servile, di servizio, da schiavisti e da schiavi. Oppure un'altra differenza tra il sapere di non sapere e il credere, eccetera, ne abbiamo discusso spesso. A qualunque livello, comunque, o stato o coscienza sia, è inopportuna una spiritualità che non sia concentrata in se stessi, ancor meno se rivolta anche religiosamente all'esterno o peggio verso divinità estranee o con riti alloggi, mentalità o concezioni diverse dalla propria. Questo di base. Poi c'è la concezione di che cos'è divino, un qualcosa di semplicemente più forte o di te, o che tu reputi più forte o superiore, o qualcosa di effettivamente trascendente alla serie dei cicli, alla sottomissione di un ciclo all'altro, di una dimensione a un'altra. Dei alieni, terrestri o extraterrestri, in un modo o nell'altro, possono essere, ci riferiamo ancora a Mauro Bilino, Baccarini, Buffa, libri che oggi... attualmente sono una decina d'anni che offrono una sintesi di visioni che comunque sono anche, per carità, esotericamente da secoli conosciute. Questi dei cosiddetti possono essere entità o anche umani che, pur superando l'umano troppo umano di un ciclo mondano o cosmico, lo ribadiamo, restano soggetti a cicli superiori, a un ciclo maggiore che a sua volta essi comprende e invia verso quel centro assoluto del sé. Ave. Ah,